Allora, amici di Corteo Robotico, ma vado io, vado lei, va lei? Vado io, vado, va lei, vuole fare lei? Faccio lei, un'introduzione, faccio, batto io. Faccio un'introduzione lei. Batti tu? No. Mi dà del tu? No, lei. Ah, batti io, batti io. Vabbè, figa, siamo penosi. Allora, intanto ringraziamo l'amico Simone Sacco che ci ha regalato questo. Si becca un applauso. Anche due applausi. Sì, 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 sì. Allora, che dopo tre anni di potere robotico finalmente c'è qualcuno che ci fa i regali. Ci fa un dono. Boh, quindi dopo, emulate il nostro amico Sacco. Esatto, quindi regalateci qualsiasi cosa. Beh, insomma. Non può, cioè, però bisogna stare attenti. A cavallo donato non si guarda in bocca. Ma lei ci manda un bel stronzo. Vabbè, ha fatto su quella carta, ha detto un pacchetto bello. Esatto. Vabbè. Lì stronzo. Lo recensiremo, cosa vuoi che ti dica? Poi vediamo che nominativo c'è su. Vabbè. Comunque. Cosa abbiamo qua? Abbiamo il Blu-ray. E io lo ringrazio perché non possedendo il Blu-ray non me lo sono neanche visto. Però chi lo possiede? Lo straccione. Oh, ma lei non si può permettere un Blu-ray perché deve comprare troppi robot. Sì, quindi esatto. Non può stare a spendere soldi anche per un Blu-ray. Ma che cazzo me ne frega? Cioè, al massimo un lettore Blu-ray. Esatto, vabbè, dovrai attaccarlo poi al PC. Al PC o al televisore, che cazzo ne so. Sì, perché si può attaccare? Beh, no, si può attaccare. Beh, Blu-ray? No, perché ho provato anche per il PC, però un Blu-ray esterno. Vabbè. O sì. Se uno si prende una Play 4, se non so anche se l'Xbox One non saprei di Blu-ray. Vabbè, comunque al di là di questo abbiamo questa collection di lungometraggi riguardanti Gonagai, che sono talmente lunghi che quello più lungo costa, dura 40 minuti, gli altri tutti mezz'ora. Perfetto. Ah sì? Sì, sono anche poco più lunghi di una puntata normale, diciamo. Però sono praticamente compaiono un po' tutti. Compaiono tutti, tranne Gig! Perché lui è un robot brutto. Di me, e infatti, giustamente. E infatti, dove neanche ce l'ha messo. Non ci ha messo neanche il Glazer X, volendo. Lo so, il però. Bob Mazing. Anche Gaiking. Esatto, però quelli sono un po'. Anche Jaking forse si entrava un po'. Gonagai, mi sembra. Io questo non lo so del Jaking. Comunque, ci sono loro. Ci sono Jig. Cioè, ma poi. Adesso io voglio dire, in questa armoniosità di colori, di robottoni eccetera, dove si vedono, vabbè, non si vedono i vari getter eccetera, però ci sono, ma ve lo immaginate quello schifo di robot giallo verde qua? No. Allora, partiamo un po' al comparto, prima di venire alle recensioni vere e proprie, magari degli episodi, che comunque c'è poco da dire, a dire la verità, quelle lì. Parliamo subito di un comparto tecnico, o comunque di quello che andrete a vedere o andrete a godere se andrete a comprare questa versione di questa Super Robot Movie Collection. Allora, innanzitutto abbiamo la confezione in alluminio, molto bella, con questo bellissimo coso, dove si asporta questo. E dietro, oppala, cosa troviamo? Troviamo delle bellissime card che probabilmente raffigurano i DVD. Quando uscivano i DVD fra di loro, questo è, diciamo, che li contiene tutti in un'unica confettura. E quindi qua abbiamo la prima card, guardo se si vede un po' bene, io vedo a carta libera, dove vediamo questo Mazinga Z un po' perculato, un po' rotto, e dietro il grande Mazinga che gli dice: beh, adesso fatti da parte. Ma che va in pensione, rotto in culo. Qua abbiamo il Grandizer, Gat Tiger e il grande Mazinga dietro. E un po' si vedono piccolino qua il Getter e il Boss Robono, così. Poi qua abbiamo i nostri eroi. Un po' tutti che fanno un po' i fighi. C'è anche il Boss. C'è anche il Boss e fanno tutti. Manca le fighe. Track, l'hai detto, con 6H che fa proprio da padrone, qua manca un gonnellino corto. Anche se il vero troione secondo me è sempre Jun. Io è quella più troiona, secondo me, il troione per... Io invece mi infratterei Maria. Ma tu sei un porco. Io... La Mariuccia qua. La Mariuccia
No, io tenderei su Sayaka o Jun, ma Jun proprio gli farei male, eh? Cioè, sì, no, questo è un troione proprio da sfruttare. Non voglio dire cose troppo esagerate, però sì, su di lei si può fare di tutto. Questa va trattata un po' Mettere in meglio. bacheca. Sì, un po' meglio. E infine abbiamo, diciamo, questo insieme di robottoni dove si vedono tutti, anche i Getter, le robo fighe, Devilman di qua. E vaffanculo, come Tra l'altro, tra l'altro. nel periodo, Mettiamo io già sto l'ultimo mangiando momento. schifosamente. Sì. Nel periodo anche dei 20 anni dei Shogokin e dei 50 anni di Esatto. Gonagai, cioè quindi proprio nel periodo di massimo Massimo fulgore. fulgore. Andiamo a aprire la confezione e in questa confezione cosa troviamo? Troviamo due Blu-ray dove ci sono dentro i vari movie e un DVD aggiuntivo, secondo me un po' inutile, poi ne parleremo, dove ci sono degli episodi presi a caso o non so se hanno una vera e propria o sono stati episodi che non sono andati a finire nelle serie normali. Io non mi Sono degli sono episodi a ogiva. ogiva, sono ogivanti. E quindi più di così non saprei cosa dirvi. Allora, cosa si può dire ancora del comparto tecnico? Per quanto riguarda i Blu-ray, abbiamo in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 film. Tutti e 7 naturalmente in 16 noni anamorfico, quindi vuol dire che comunque sia sono stati andati a ritoccare in una qualche maniera e quindi avrete lo schermo a 16 noni con le due barre nere, una sopra e una sotto. Non c'è verso di toglierle. No, ma a me piace di più così, Ah, a dire perché se uno ad esempio invece magari lo facesse la verità. con un PC e magari con VLC Sì, player, dovresti zoomarli. beh, glielo toglio. Io spesso e volentieri quando comunque ci si vede un film di stessi noni con VLC player che c'è proprio la modalità apposita per andare praticamente a tutto A tutto schermo, che schermo, a il me piace di problema, più il tutto sì, però schermo. potresti perdere i pezzi lateralmente, eh? Lo schermo non sarebbe intero, Non lo perché so. altrimenti ti si dovrebbe sbassare. Cioè vai a rischiare quella cosa lì, secondo me. E invece a me piacciono molto le barre nere, mi fa molto cinema. No, io proprio invece non lo posso sopportare. Vabbè, Vabbè, questi sono ognuno. gusti personali, diciamo. La cosa che a me è piaciuta molto di questi movie, per come sono stati realizzati, è che nonostante siano comunque cartoni animati datati, no? Così, i colori molto brillanti, la definizione molto alta e anche, come posso dire, lo scorrimento delle immagini è talmente fluido, la fluidità delle immagini, che è veramente piacevole vederli. Cioè, non ti dà neanche l'effetto proprio del vecchio, anzi, li hanno fatti bene. In più, il sonoro è ottimale. Sono tutti in PCM 2.0, quindi non abbiamo il 5.1, abbiamo il PCM che comunque è un signor. Come posso dire, è un signor formato audio, anche se non è 5.1, è stereo, ma tanto Le basta. tracce forse perché sono vecchie anche, quindi non Ma sono le più. tracce secondo me sono state rifatte. Ah. Sono state rifatte perché comunque sia io guardando questi movie, li ho voluti guardare nella versione doppiata in italiano, però con i nomi originali Questo mi giapponesi. piace molto, questa Ma cosa. sì, perché è la cosa più giusta, secondo me. È chiaro che adesso, sia da lei che da qualcun altro, mi darete dei nomi per questo mio gusto personale. Però è chiaro che io, sentendo la voce stupenda di Romano Maraspina, che è il doppiatore storico di Goldrake, urlare Duke Flick invece che il Goldrake, un po' il latte al culo me l'ha fatto venire. Però so che voi puristi amate questi nomi del cazzo, tipo Daisuke e No, Daisuke perché sto cazzo. come cazzo si chiama? Hai ragione, però un conto è dire Daisuke o un conto è dire Alcor, Daisuke. sì, o dire Actarus, no, anche perché, ci perderemmo in Divagazioni inutili. divagazioni che sono un pochettino Vogliamo inutili. parlare un po' anche del costo di questo bagaglio qua? Che io non conosco. Che comunque no, comunque questo bagaglio qua costa 15 euro. Quindi va Lei come lo vede? In un rapporto bene. Ragazzi, qualità-prezzo? abbiamo comunque due Blu-ray più un DVD con questa Su Amazon, confezionamento qua. secondo me è È nobile. nobile, molto nobile, molto bello.
Allora, veniamo ai film. Il primo film che andremo a snocciolare in brevissimo tempo, anche perché le trame sono da, vabbè, terza elementare, ma è giusto anche così, è Mazinga contro Devilman. Scusate, Mazinga Z contro, esatto. Mazinga Z contro Devilman. Cosa succede? C'è poco da dire cosa succede. Mazinga sta perculando un mostro meccanico. Cosa succede? Fa un buco dentro a un cratere, da questo cratere viene fuori l'arpia, e Devilman lo nota e dice: è venuta fuori l'arpia di sti cazzi, Silen. Come si chiama Devilman Omino? Akira. Akira incontra Koji, esatto, e gli dice: ma me va più forte che te in moto. Tu sei una bella merda. Fanno questo garino in moto come due mongoli. Esatto, esatto. In senza più, casco, tutte senza cose. Casco. E più gli dice: guarda che il tuo robot fa cagare, perché se io arrivo dall'alto te lo perculo. Per Dio. E da lì nasce anche il Jet Scrander e tutte, esatto, queste cose. Comunque la scusa. Non stiamo lì a sapere come a dire come andrà a finire, cioè, il tutto. Vabbè. Questo è proprio un bel incipit, un bel. Tanto per tenere. Sì, sì, sì. Ma e poi c'è Mazinger Z contro il generale delle tenebre, o generale nero, chiamatelo un po' come vi gusta voi. Diciamo che questa qua è probabilmente uno dei movie che mi è piaciuto un po' di più, perché è quello un pochettino più, uno dei due un po' pochettino un po' più drammatico, dove praticamente Mazinga Z viene perculato in maniera, sì, in maniera un po' fotonica. Sì. Boss Robot vede questo oracolo che gli dice: ah, ma voi verrete perculati e verrà il giorno del giudizio, no, così. E chi viene a salvare Mazinga Z nel suo momento più difficile? Il grande Mazinga. Vabbè, lo sappiamo. Molto difficile. E non dico altro, ma tanto sappiamo già com'è. Poi abbiamo il grande Mazinga contro il Gatto Robot. Cosa succede? Ok. Il terzo film che vedremo. Cosa succede? Viene giù questo navicella chissà da dove, che porta naturalmente un mostrone. Questo mostrone distrugge la città. E allora i Gatti Robot partono subito. Sono i primi? Sono i primi che partono. Arriva Tetsuya e fa: ma c'è un mostro là. E allora Kabuto gli dice: no, ma stai chiedo perché sono già partiti i Getter. No, adesso voglio andare anch'io. No, figa, sei un testone, adesso aspetti. No, perché il Getter va a fanculo, il mio Mazinga è più forte. C'è la bega più grossa. Ryo intanto gode, dice: ah, siamo arrivati prima noi, però vengono un che po' più... Che sarebbe Ryoma. Ryoma, sì, sì. Sì, giusto, Ryoma. Comunque lo chiamano Ryo, è vero che lo chiama, però lui in realtà sarebbe comunque Ryoma Nagao. Sì. Ok. Sì. E vabbè, dopo vengono più accurati un po', poi si mettono insieme, capiscono che è il gioco di squadra. È meglio che... Vabbè, abbiamo già capito. Chi va, c'è l'uccello più lungo, esatto. Comunque... Poi abbiamo il grande Mazinga contro il Getter Robot G. Esatto. Ovvero quelli che hanno il punto G. Esatto. Prendono il punto G. E questo è uno dei movie che mi è piaciuto di più insieme all'altro. Esatto. Anche perché quello è un pochettino più drammatico. Perché cosa succede poi di importante? Sì, in importante. Cioè quello che succede sempre in cosa dei Getter. Ossia che... Mi dica. Dica lei. No, io dico, è quando muore Musashi. Intanto muore sempre. Muore sempre Musashi. Musashi è usato sempre come spawnatore, anche perché loro penso che parlano subito con... I Getter vecchi. Vengono perculati, Musashi purtroppo muore, tutti piangono. Sono già pronti i Getter nuovi, G. Esatto. Entra a far parte Benkei. Bravissimo. E poi dopo tutti insieme allegramente rompono il culo. Era tosto, è l'avversario. Era tosto, sì. Era tosto. Sì, infatti ti dico, questo forse è l'episodio un pochettino più drammatico di tutti. All'acqua di rose e poi alla fine. Poi abbiamo la grande battaglia di dischi volanti, che sarebbe questo episodio zero del Gattaiger. Che poi però dopo non se l'è fatto niente, o comunque è diventato il Grandizer, no? Da quello che ho capito, il Gattiger. Io è un episodio pilota, chiamiamolo. Sì, un episodio pilota. Io questa volta non l'ho guardato, perché questo episodio l'ho visto tanto tempo fa scaricato, sì. No? Così. Non l'ho riguardato, ho bypassato dato che l'avevo già visto e l'ho detto vabbè, amen. E poi abbiamo UFO Robo Grandizer,
contro il grande Mazinga. Cosa succede? Che vabbè, siamo nel periodo del Grandizer, come le dicevo un po' di tempo fa, Alcor e Koji, quello che chiamiamo Alcor e Koji Kabuto, che si guida in questo episodio qua, si guida quel bottolino giallo, il TFO. Esatto, il TFO. E cosa succede? C'è questo genio cattivone, sì, cattivone, che dice: ah, ma per perculare Grandizer cosa ci vorrà? Allora rapiscono Koji, lo riempiono di schiaffoni e dicono: lui mentre perculato fa: ah, no, grande Mazinga ci vuole. Grande Mazinga è talmente forte che è in un museo. Lo vanno a prendere. Lo vanno a prendere e con il grande Mazinga cercano di perculare Grandizer. Ma c'è comunque un sistema per far partire il grande Mazinga. Non è che se uno... ho ricordo sbagliato. Ma adesso mi sarebbe... Bisognava usare la voce. Vetro, non ha grosse difficoltà tipo pilotarlo. No, non ricordo. No, ma proprio per farlo partire. Dopo che poi è partito... Non ho ricordo sbagliato che ho io. No, non lo so. Non ricordo. Ma sai, magari questi episodi io li ho guardati magari mentre guardavo un porno o rispondevo a, a una chiamata al cellulare. Insomma, li ho guardati anche un po' così alla cazzo di cane. E poi veniamo all'ultimo episodio, che è il grande Mazinga, il Grandizer e il Getter Robo G contro il Dragosaur. E anche Boss Robot. E anche Boss Robot. E anche le fighe. E anche le fighe, sì. Qua c'è proprio tutta l'armata dei frocioni che partono a perculare questo dragosauro che nasce dal nulla, dall'oceano. Sì, dall'oceano. Quindi diciamo che è un episodio o un movie, chiamatelo come cazzo ne avete voglia, un po' ecologista. Che tra l'altro l'unico che manca è il Mazinga Z. Sì, non c'è lui, c'è il grande Mazinga. Però c'è Koji che guida il Double Spacer. Double Spacer, sì. Koji c'è comunque a rompere i coglioni. Beh, raccomandato, lui è uno dei raccomandati più raccomandati della faccia... degli anime. Degli sì, anime, esatto, proprio... E poi veniamo al DVD, diciamo così, bonus, dove ci sono questi sei episodi, di cui il primo si chiama Questo è un UFO e dischi volanti, che è una specie di documentario disegnato dove ti parlano degli UFO e dei loro avvistamenti. Ce ne fai qualcosa? Una minchia. E poi c'è Mazinga Z contro Ghost Mazinga, che è praticamente un episodio dove il dottor L crea queste illusioni dove esserci invece un Mazinga, ce ne sono tanti. Vabbè. E finisce lì. Mazinga Z contro il dottor L, che è un insieme di schiaffonamenti fra lui e il dottor L. È tutto lì, poi c'è anche Sayaka, c'è Boss Robot, c'è il solito, insomma non c'è niente da dire molto. Poi c'è Getter Robot, che è un altro un episodio di Getter Robot, dove praticamente si vede questo dualismo fra Ryo e Hayato. Ryo gli dice: ma tu Hayato, so che sei gagliardo, però non ti impegni, perché lui sta lì, suona l'armonica, e gli dice: ma io non c'ho bisogno di allenarmi, io sono più forte di te. Quando voglio. Sì, e anche lì dopo arriva il mostrone, lo perculano, col gioco di squadra si riesce, no, così. Qua però fa un po' una bella parte Musashi, perché poi è Musashi che fa il culo al mostrone. Ah, perfetto. Sì. Poi c'è UFO Robot Grandizer, che è un episodio preso a caso probabilmente di Goldrake, dove mi pare, non mi ricordo se in questo o nell'altro, ma forse in questo, appare il Jin Jin. Ah, pensavo che apparisse... Forse è l'altro. Pensavo che apparisse il King Ghost. No, il Jin Jin. E... botte, schiaffoni... Ma non mai online la recensione del Jin Jin? Chi lo sa. E infine abbiamo UFO Robot Grandizer, Rosso Sole del Tramonto, Cazzarola non ci sto dentro. Sì. Cazzarola non ci sto dentro, nel senso che ho dovuto bloccare prima e ripartire. Nulla di difficile. Nulla di difficile. Dove in questo episodio qua è un episodio dove praticamente Maria, la tua prediletta, non sa ancora di essere la sorella di Duke Fleet. Quindi dove siamo? Dove siamo? Cazzo ne so, io non è che... siamo sempre lì, siamo sempre lei, lei non sa da che vagina è venuta fuori. No, lei non sa da che vagina è venuta fuori, però ha un nonno che è un... terrestre? È... cioè lei pensa che sia un terrestre, ma non lo è. Che è, vabbè, è all'arterio, e lei naturalmente crede a tutto che gli dice un nonno arterio. Lui vede Grandizer passare,
E dice, figa, ma quello è grandaggio, viene praticamente inferto. Lei va là per rianimarlo, oh, anche con la bocca, no, sto scherzando. E gli fa, no, ma io ti devo dire la verità. Lei ha un ciondolo qua sul collo, in mezzo ai boccioni. Sì, che poi non c'ha dei gran boccioni. Però lo dico, per essere un porco, diciamo. E gli fa, ma te non hai capito perché c'hai quel ciondolo qua? E lei dice, no, no, no. Cazzo ne so, io ce l'ho sempre avuto in mezzo ai boccioni. Cioè, io sono di fare dei bocchini. Tra l'altro c'è anche le punte, non mi fa male, però vabbè. E gli fa, tu sei, cioè pensa te, sul punto di morte, un vecchio sclerotico ti dice, tu vieni da un altro pianeta e ne sei la principessa. E lei dice, cazzarola. Però, che... E lei ci crede subito, non è, anzi prende la prima spada e dice, beh adesso no, mi vendico. E parte a culo con la moto, chissà dove. No? Ma sì, è una roba un po' così. Alla Gonagai. Sì, è una roba e quindi, quella... cioè, lui il, che viene così osannato con Nagai, non è che tram di merda che ci fa. Sì, c'è da dire la verità, probabilmente questi erano comunque cartoni animati che si facevano all'epoca per un pubblico praticamente molto giovane, quindi insomma è meglio la semplicità che un po' di casino. C'è da dire una roba, a me è piaciuto molto vedere tutti questi movie. Perché regalati. Innanzitutto perché sono regalati. E questa cosa è sempre molto bella, ma diciamo che fai un piccolo tuffo nella tua infanzia e vedi senza stufarti molto, perché tutti, durano poco, li vedi tutti, tranne Gig, che è un bel lavoro, un bel lavoro. E quindi secondo me, soprattutto a quel prezzo lì, beh, figa, è assolutamente consigliabile. Ed è bello e lo tenete lì ed è una cosa, ogni tanto magari ci vedate un occhio, che cazzo fa. E poi ripeto, guardandoli, poi ognuno se vuole poi li vede anche in versione originale, proprio in lingua originale, però a me sentire Maestro Faio! Mi sono dimenticato di dire una roba, il DVD, quello bonus, tutti quei sono in versione originale, però quelli lì, con i sottotitoli, okay, in italiano. Invece gli altri sono tutti ridoppiati in italiano dai nostri bravissimi doppiatori. Io ricordo soltanto Romano Malaspina, però tutte le altre voci sono tutte molto belle e da risentire, no? E coinvolgenti, sì. Comunque sono... Naturalmente ci sono gli inglesismi del tipo, beh, a parte Duke Fleet, no? Che dicono i nomi veri, l'alabarda spaziale si chiama Double Archer, sì. Poi quei pagani che partono, beh, Rocket Punch, sì, lo dice Rocket Punch, però non dice Rocchetto. No, meno male, dice Sciocchetto. Sì, dice, siamo un po' più bravi, noi i giapponesi hanno ste voci del cazzo, non capisco, poi ci devono mettere sempre un O alla fine. Oh, presto, faio! Affanculo! No, però comunque, come dicevo, cercavo di dire prima, l'apprezzabilità di queste cose qua è che per uno, per vedersi Mazinga Z, non ci deve vedere 90 episodi. No, tutti, ti guardi questo, sei a posto. Che sono i bambini, sì, no, come per il grande Mazinga, non ti devi vedere 70 episodi. Poi, per carità, uno se li può anche sparare tutti e fate bene quello che ne vuole. Per quanto mi riguarda, questi bastano, avanzano in più perché sono gratis. Quindi, molto consigliato, voto 8, via, dai, voto 8, sia per la qualità, sia per quello che sia per il succo che c'è dentro. Ringraziamo ancora l'amico Simone Sacco. Voto 10. Voto 10 per lui e aspettiamo altri regali sia da Magnà sia da Recensì. Sempre se non ci fate Recensì, i vostri stronzi se ce li mandate via posto. Se volete ne recensiamo. Le fighe ce le possono dare. Sì, anche, gratis anche quelle. Ah, beh, soprattutto. Che spettacolo. Beh, al massimo la cena glielo offriamo da McDonald's. Sì, McDonald's. Sì, non di più, Non di più. Va bene.